Per chi non ci conoscesse, noi siamo Paolo Vitani e Enrica Dondero e siamo insegnanti della Lo Milano. Inizio, diciamo, prima io a sviluppare la mia, diciamo, località di cui mi sono occupata. Perché la mia riguarda le seconde, andiamo quindi anche in questo caso, diciamo, in ordine di età. Allora, l'attività si chiama mass media e riguarda naturalmente i mezzi di comunicazione di massa. Ne parlerò molto per sommi capi, facendo soprattutto riferimento alle circolari ministeriali che avevano così, soprattutto nell'86 e nell'87, specificato quali potevano essere i contenuti e le proposte per le attività alternative. E in particolare in questo punto si dice che è consigliabile che siano inserite da parte dei collegi nei precisi programmi. E questo noi abbiamo effettivamente fatto, tanto che questa che vedete qui è la pertina, diciamo, dello strumento che utilizziamo noi per documentare le nostre attività didattiche. E si può poi trovare anche sul sito della Lo Milano. Sono divise per questa, diciamo, la prima pagina, per le parole chiave, ci sono poi la struttura degli obiettivi che poi vedremo, e gli strumenti, i materiali e spazi che sono i materiali direttamente linkati ai vari file oppure filmati di cui possiamo avere bisogno nell'unità. Questa unità è per le classi seconde, appunto. Un'altra cosa che diciamo sempre, direi, incoraggiata dalla circolare ministeriale è il fatto che tendenzialmente le attività, a parte la libera scelta degli insegnanti, siano comunque legati alle parti di storia e educazione civica più attinenti alle tematiche del valore della vita e della convivenza civile. In particolare questo nella scuola di Milani è una cosa di cui noi teniamo conto per il fatto che l'alternativa alla religione negli ultimi anni è insegnata soltanto da docenti di storia e geografia. In riguardo all'obiettivo, diciamo, della nostra attività e della convivenza civile, perché evidentemente parlare di mass media significa cercare di dare degli strumenti ai ragazzi per essere maggiormente consapevoli di questi strumenti di comunicazione che hanno un forte impatto poi sulla vita della società in cui viviamo. Dovrei avere il link direttamente. Allora, questa è appunto una di queste pagine di questo strumento che si chiama Composer e possiamo vedere che anche questa attività, come la precedente della collega, inizia con un brainstorming, che poi praticamente tutta l'attività sarà volta a concretizzare e a sistematizzare le loro conoscenze. Si esaminano poi i diversi tipi di strumenti e in alcuni casi, come nel giornale, come nella radio, della televisione, se ne fa anche in parte la storia. Ci sono anche alcune verifiche intermedie, in particolare una sull'articolo del giornale, che è volta a sapere se i ragazzi hanno le competenze per poter riassumere e anche, per esempio, dare un titolo al giornale, perché il giornale è stato anche studiato. Struttura, ma anche, diciamo, lo stile giornalistico. In particolare abbiamo poi, diciamo, illustrato e ascoltato la radio, e anzi poi sulla radio abbiamo fatto anche un'attività di cui poi prendete qualche momento, e siamo poi andati a vedere il film, cioè siamo, abbiamo visto in classe il The Truman Show di Peter Weir, che è un film di una ventina d'anni fa, ma visto con i ragazzi di adesso. È abbastanza, secondo me, più 15, 15, ecco, no, più di 10 sicuramente. E perché è particolarmente, come dire, attuale in realtà, perché i ragazzi poi hanno visto in televisione delle cose molto, molto più strane di The Truman Show. E ecco, una cosa che volevo dire è che quest'unità l'abbiamo tutta programmata e pensata, però in realtà è un work in progress, nel senso che
Per esempio, nella mia classe stiamo tutto vedendo The Truman Show. Ci saranno poi altre cose che faremo, come esaminare la pubblicità e i suoi messaggi, individuando nelle strategie anche attraverso l'uso della conoscenza, diciamo, delle figure retoriche. Si parla poi dei nuovi mezzi di comunicazione attraverso il computer e su questi i ragazzi costruiranno poi anche un questionario che distribuiranno ai loro compagni e che poi, di cui poi tabelleranno i risultati. Ma il lavoro consisterà anche proprio nel cercare quali possono essere le domande più interessanti da fare in questo questionario su degli strumenti, come quelli nuovi strumenti di comunicazione attraverso la rete informatica, in cui loro sono particolarmente immersi, diciamo. Quindi, scusate. Si passa quindi alla, ecco, dicevo, come viene poi vissuta questa attività? L'idea è che gli allievi naturalmente devono partecipare il più attivamente possibile, che possano anche lavorare in modo laboratoriale, lavorando giusto interviste, questionari, cosa che effettivamente cerchiamo di fare. Anche un'altra cosa, che è l'idea che i ragazzi debbano partecipare in modo emotivo alle cose che si fanno, come quella di lavorare laboratoriamente, è naturalmente un'attività che è favorita dal fatto che l'attività alternativa si fa sempre comunque con un gruppo di persone che è, nel nostro caso a volte è anche la metà, comunque è sempre un gruppo abbastanza ristretto. A questo proposito, per quello che riguarda poi la radio, dopo aver ascoltato alcune stazioni, siamo anche andati a visitare una radio e qui abbiamo un filmato. Tra l'altro, questo filmato si trova già sul canale, quello a cui facevamo riferimento prima, che è il canale della Don Milani. Tra l'altro, come credo che verrà fuori nel video, eravamo stati lì un mese dopo rispetto all'alluvione e quindi i ragazzi erano molto colpiti dal ruolo che aveva avuto la radio nel dare le notizie in questo aspetto di, così, di immediatezza. All'inizio, diciamo, poniamo ai ragazzi la domanda cosa stiamo facendo qui, insomma, andiamo a fare un brainstorming iniziale e poi dopo. La radio è un importante mass media e allora abbiamo l'opportunità di poterne visitare uno. Le interviste che durano. Per questo uscita abbiamo fatto una cosa non tanto lecita forse, nel senso che abbiamo fatto un gruppo unito fuori dall'orario specifico di alternativa e li abbiamo portati a vedere la radio. Però se viceversa non sarebbe accettabile, cioè se l'insegnante di religione cattolica prendesse a gruppo unito delle persone e le portasse fuori durante le attività curricolari, tutti storceremmo il naso. Specularmente l'abbiamo fatto eccezionalmente per sì. Comunque potete andare a vedere ciò che abbiamo fatto la scorsa su Alternativa, potete vederlo perché sono le stesse notti. La cosa è la scuola che è nata più o meno una ventina d'anni fa dall'accorpamento di un istituto turistico e un istituto per geometri e che fondamentalmente non si è mai fusa davvero, nel senso che costituiamo un unico collegio docenti, ma in realtà sono due scuole che marciano ognuna con i suoi ritmi, con due caratteristiche. Una che al turistico la maggior parte di studenti sono ragazze e al geometri la maggioranza di studenti invece sono maschi. E la stessa cosa un po' accade con gli insegnanti. Su una quarantina di docenti al turistico solo 6 sono uomini, mentre più o meno il 50% per ciò che riguarda i geometri. Quello che è simile è il numero di coloro che non si avvalgono, che sono, allora, fino a 2 anni fa io riuscivo ad avere i dati precisi che chiedevo in segreteria e mi venivano dati. Dall'anno scorso non me li hanno dati più, perché la nuova dirigente diceva, no, poi non so lei cosa ne fa. Quindi si tratterebbe di aprire una battaglia, sul prossimo di battaglia ne apro già tante, stavolta ho detto no, basta, non posso fare. Mi copio dai registri. Ma perché nella scuola, siccome io ho fatto varie proteste per le messe in orario scolastico, eccetera, eccetera, eravamo finti anche sui giornali.
magari una battaglia prima o poi che ha. Comunque fino a 2 anni mediamente era il 35% degli studenti che non si avvalevano. Adesso la sensazione mia è che la media sia molto salita. Il primo settembre abbiamo presentato un progetto di ora alternativa che si chiama Educazione ai diritti umani e allo sviluppo ambientale. Questo per permettere a più colleghi di diversa formazione di potersi impegnare nell'ora alternativa, quindi sia formazione umanistica ma anche diciamo, scientifica. Questo progetto l'abbiamo approvato, è stato approvato all'unanimità mi sembra, nel primo collegio docenti, dopodiché la scuola, questo è il primo settembre, la scuola iniziava il 12 settembre, circolare della dirigenza, entro il 20 chi vuole fare l'alternativa lo deve dire, se non che c'è stato un intoppo, che la prima settimana noi siamo assediati dalla cooperativa dell'ANSA del Vasto, la famosa cooperativa della Compagnia delle Opere, che svolge queste funzioni di accoglienza delle prime, per cui nelle prime di fatto qualche collega ha provato in classe a circolare passata a dirlo, però spesso gli studenti non c'erano perché venivano portati fuori. Comunque alla fine della fiera abbiamo costituito 5 gruppi. E il mio gruppo inizialmente costituiva una persona, però al primo incontro, siccome c'erano altri 7-8 che non sapevano cosa fare, li ho portati con me e siamo rimasti in 5, cioè 5 ragazzi, ragazze più me. Poi volevo dirvi ancora cose, diciamo, di dati precisi. Gli altri gruppi sono più piccoli, un gruppo di 3, un gruppo di 2, comunque credo che complessivamente non si superi i 15 studenti. Nello specifico la classe che seguo io invece è una classe formata da 30 persone, di cui solo 12 hanno scelto di avvalersi, mentre ben 18 non si avvalgono. E non avvalersi indipendentemente dalla nazionalità, dalla religione e dall'indirizzo scelto. Noi abbiamo iniziato, quindi io il primo incontro che ho fatto, ho presentato questo programma che comunque è caricato sul sito, che sono, abbiamo calcolato 33 unità, noi li chiamiamo mobili, calcolando come un argomento ad incontro, con la possibilità poi di estenderlo a 2 incontri se necessario. E per dare la possibilità sia ai docenti che agli studenti di scegliere all'interno di questi 33 argomenti il percorso che avrebbero diciamo, preferito svolgere. Diciamo che quello che abbiamo notato è che la maggior parte degli studenti si sono orientati un po' su moduli simili che riguardano fondamentalmente le discriminazioni che avvengono in base alla nazionalità, discriminazioni che avvengono in base alla sessualità, all'orientamento sessuale, molto interesse nei confronti del lavoro, quindi delle tematiche sulla disoccupazione e della discriminazione femminile nei luoghi di lavoro. Questo è particolarmente vero nel mio caso in cui mi ritrovo con 5 ragazze, quindi molto sensibili a questo. Quello che ho notato rispetto agli argomenti che abbiamo trattato fino adesso, un modulo che è stato scelto era anche quello sulla discriminazione nei confronti di persone con disabilità, è stato scelto proprio quando abbiamo cominciato a svilupparlo, visto che non sono rimaste molto coinvolte dal tema, questa può essere una nota diciamo, di colore, mentre invece sugli altri temi si sono, direi che di incontro in incontro sono sempre più attivati. Allora, noi abbiamo iniziato, diciamo, la prima lezione, chiamiamola, con un corso che riprende proprio il discorso che è stato illustrato qui per la terza media. Vale a dire, siamo partiti dall'analisi di Popper, società aperte e società chiuse, con questo sistema che trovate nel materiale messo in rete, che prevede che l'insegnante dia l'input, quindi presenti i termini della questione, ma che poi siano gli studenti ad attivarsi. Questo all'inizio ha presentato un briciolo di difficoltà,
particolar modo, beh, nel mio caso io tanti anni che non avevo più classi di prime, quindi mi sembravano straordinariamente piccole, per cui non ci si conosceva perché è stata fatta la scelta, credo a norma di legge, per cui quelli dei geometri sono andati a fare il loro alternativa al turistico e viceversa. Quindi c'è un attimo così un po' prendersi le misure, forse reciproche. Dopodiché mi sono accorta che tutto quello che io avevo detto nell'arco della prima lezione, a distanza di mesi, era stato registrato e ricordato. Infatti, man mano cominciavano a uscire domande su affermazioni, su proposte che avevo fatto, e la cosa positiva è che stanno diventando molto propositive. Obiettivo mio era quello anche di rompere, durante l'ora alternativa, proprio di rompere, cioè, il rapporto verticale, cioè docente-discente, e cercare di impostare il lavoro su un lavoro, diciamo, di ricerca comune, di soluzioni possibili ai problemi posti. Finora, come temi che abbiamo affrontato, c'è stato, ecco, in base alla quale poi abbiamo detto potremmo valutare se l'Italia è una società aperta, chiusa e in che misura, no? Risposte immediate sono state quelle, sì, che l'Italia era una società aperta con dei limiti però. E quindi nello svolgimento degli altri moduli abbiamo cominciato a trovare punti di criticità per la definizione di società aperta. In questo momento stanno lavorando all'elaborazione di un questionario che poi verrà rivolto a tutte le classi dell'istituto, proprio per verificare quanti ragazzi si iscrivono e frequentano questa scuola e hanno fatto una scelta per il momento, no, di fare una previsione di lavoro sulla base di una scelta esclusivamente personale, attitudinale o in seguito ad influenze dell'ambiente d'origine, della famiglia, degli amici e delle scuole frequentate recentemente. E abbiamo iniziato la settimana scorsa, sabato scorso, a impostare questo lavoro e adesso le sto facendo lavorare tutte e cinque col computer separatamente l'una dall'altra, in cui provano a ordinare, cioè gettano giù le domande che secondo loro sono importanti per creare questo questionario e soprattutto poi cercano di ordinarlo logicamente, poi si metteranno insieme e si arriverà a una conclusione, poi si metterà sul sito della scuola e si cercherà di farlo circolare tra gli studenti. Ora una cosa, nel progetto dell'ora alternativa c'era anche in origine l'incontro con diciamo dei professori, degli intellettuali, che servisse un po' così a vivificare questa attività. Allora, un incontro c'è già stato, però è stato esteso a delle intere classi, in quanto il numero degli alternativi era troppo piccolo, ed è stato un incontro con il professor Pierfranco Pellicetti e la figlia Ludovica, che hanno pubblicato recentemente un libro di cos'è la libertà raccontata alle ragazze e ragazzi. Sono venuti, hanno, diciamo, intrattenuto queste quattro classi che hanno partecipato a questo incontro. Anche in questo caso poi c'è stata una discussione, appena i ragazzi hanno partecipato abbastanza attivamente, anche in questo caso avremo un questionario di approfondimento dei temi trattati poi con restituzione alle singole classi, e in ogni classe seguirà un laboratorio condotto da Ludovica insieme agli studenti. Per invece i programmi del triennio si è pensato di far intervenire verso maggio il professor Luzzatto con in questo caso una conferenza su scuola, che sarà un modo anche per parlare della città della scuola, ma in questo caso ci troviamo davanti, diciamo, a ragazzi che hanno studiato indirizzo, che, diciamo, storicamente hanno le conoscenze fondamentali
diciamo, per affrontare questo. Quindi è un progetto tutto in costruzione, attualmente stiamo seguendo tutti gli insegnanti di lettere. Noi speravamo nell'apporto di, non so, biologia, scienze, fisica, sarebbe stato molto interessante, ci daranno una mano poi nel momento in cui cercheremo di affrontare il discorso dello sviluppo sostenibile, quindi anche dei diversi modelli, esperienze. Ma per ora diciamo, nessun collega in materia diciamo, scientifica si è assunto in carico di ciò che vuole. Come UAR abbiamo questo progetto UAR alternativo che sostanzialmente noi ci siamo posti un problema. Certo, come UAR ci piacerebbe abolire il concordato, cancellare l'insegnamento della religione cattolica e tutte queste belle cose qua. Però, da un punto di vista molto pragmatico, ci sta una normativa di riferimento che garantisce a tutti coloro che la chiedono l'insegnamento alternativo piuttosto che altre attività didattiche, allora perché non cercare di garantirla? Sono anni che abbiamo fatto partire questo progetto dove noi stiamo già raccogliendo anche materiale del genere sia legislativo sia corsi didattici, quindi sul nostro sito ci sta la parte del sito dedicata a questo progetto dove potete scaricare sia la normativa di riferimento che esperienze didattiche di questo tipo. Stiamo facendo una grossa, abbiamo fatto una grossa campagna pubblicitaria sulla possibilità di chiedere l'ora alternativa, sul fatto che c'è il diritto di avere l'ora alternativa, che è una cosa molto importante, e cerchiamo di dare, abbiamo uno sportello online dove rispondo io, dove cerchiamo di dare la massima supporto sia ai genitori che ai docenti. Io sono un insegnante di scuola secondaria e superiore di secondo grado, faccio anche attività sindacale, ma diciamo nell'ambito dell'UAR ho questo sportello che riguarda l'attività alternativa, dove le domande più tipiche sono ho fatto richiesta e mi hanno detto che non si può fare, ho fatto richiesta e mi tengono il bambino nella classe dove si fa religione cattolica, ho fatto richiesta e il bambino sta nel corridoio e via dicendo. Questi sono i problemi delle elementari, diciamo, alle medie è la scuola dove funziona di più l'attività alternativa, ma a macchia di leopardo, perché spesso, come dalla tabella raccolta prima, il problema è che molti dirigenti non sanno come si attiva questa attività alternativa, non sanno che è pagato dal Ministero, e attualmente il Ministero ha anche attivato il FIDIS per il pagamento dell'attività alternativa alla religione cattolica, quindi dovrebbe essere un po' più automatizzato. Parlando prima con la collega, una cosa importante, quando vengono assunti supplenti sull'attività alternativa non fanno punteggio, ricordatelo, quindi se hanno il salva precari fanno punteggio dal salva precari, ma se sono presi dalla terza fascia non sono nel salva precari, non c'è alcun punteggio per l'attività alternativa, neanche al 50%. Te la possono contestare, te la possono contestare. Ma non può essere, cioè ti potrebbe essere contestato, sarebbe meglio che fanno. No, in alcuni casi non è stato accettato, ci sono provveditorati che non lo accettano e hanno pure ragione, è un problema grosso perché allo stesso tempo, siccome viene valutato come allo stesso livello. Voglio determinare il tipo di attività e basta che non vaghi un traditore. No, ma anche se libermente, perché se tu insegni religione cattolica non puoi caricare punteggio, siccome viene messa alla pari, quindi attenzione, mi possono fare ricorso. Io lo dico, poi fate quello che volete. Cioè, è un problema. Punteggio su tutte le graduatorie in cui posso questo è un aspetto tecnico che sicuramente va sviluppato. No, l'alternativa va solo sulla catena. Loro va su tutte. Noi no. È un problema, va bene. Poi ci riserviamo di approfondirlo, sono abbastanza certo di questa cosa. Quindi consiglio ai colleghi che fanno questa cosa di fare qualche ora sulla propria classe di concorso. Cioè, date questo consiglio. Dice comunque cerca di prenderti il tuo punteggio sulla tua classe di concorso, perché io sto parlando di colleghi precari, non sto parlando di docenti di ruolo. Ho capito, vedi che è un problema, è così, cioè se tu fai 18 ore di alternativa teoricamente non puoi caricare il punteggio. Questi aspetti sono sempre cambiati.
Ma sulle gradatorie di istituto? Allora, io direi che... Vedi che poi sembra in monitorato che succede una macchina. Ci sono degli aspetti tecnici che assolutamente non dobbiamo... Comunque, questi vanno approfonditi. Vi volevo solo ricordare che ci sta... Perché io vorrei, attraverso magari un sindacato, riuscire a capire esattamente il MEF quanti benedetti soldi sta dando, se questi soldi li dà e li dà in misura crescente. Il MEF ha detto che le paga tutte, però a me piacerebbe avere un monitoraggio su non questo. Non può non pagare, c'è stata un MEF circolare del MEF che specifica che paga l'attività alternativa, quindi non c'è, cioè, ci sono più di una circolare sull'argomento. Il MEF, l'altra cosa che volevo ricordare, adesso scade il 20 febbraio l'iscrizione, adesso è il momento di decidere se avvalersi o meno della religione cattolica. Noi abbiamo mandato una lettera, un'email a tutte le scuole d'Italia ricordando la normativa e il problema del modello E e del modello F, che leggendo la normativa sono i genitori che lo devono consegnare in un momento diverso, nulla vieta alla scuola di fornirli ai genitori allo stesso momento dicendo guarda questo è il modello per avvalersi o non avvalersi, questo è il modello per decidere nel caso non ti avvali che cosa vuoi fare. Quel modello non va consegnato in un secondo momento, teoricamente, da alcune circolari, altre circolari parlano al momento, la legge parla al momento dell'iscrizione, quindi diciamo la questione si può fare, ma in ogni caso nulla vieta, dice se fanno il problema del tempo, questo è il modello, non mi avvalgo, esco, rientro, questo è il modello, insomma cerchiamo di stare sul pratico e di ottenere il risultato. Il modello F va comunque consegnato entro un mese dall'inizio delle attività didattiche perché la scuola appunto deve avere la possibilità di preparare il progetto dell'attività alternativa.